Allora. Torniamo al nostro e partirei con un altro contributo che è il contributo numero 5. La vicinanza tra Pavelic e Mussolini. Di Pavelic e Mussolini. Ante Pavelic, Poglavnik di Croazia e la delegazione croata in viaggio verso Roma, dove si recano a chiedere alla sovrana designazione di Vittorio Emanuele III, un principe di casa Sabauda per il risorto trono di Croazia. L'arrivo alla stazione Ostiense. Il cordiale incontro col duce e col ministro Ciano. La delegazione discende nel cortile d'onore della reggia. Sul Quirinale, accanto al tricolore, sventola la bandiera croata. Nel pasto severo della sala del trono, presente il duce, si svolge il rito della designazione sovrana. Il sovrano designa Aimone di Savoia Aosta a re di Croazia e saluta come una lieta speranza per il nuovo ordine europeo la rinascita della nazione croata, la firma degli accordi che consacrano l'indipendenza politica e l'integrità del regno croato. Nel luglio del 1939 si celebrarono a Firenze, in Santa Maria del Fiore, le nozze dei due giovani principi che oggi salgono sul trono di Croazia accompagnati dai fervidi voti dei due popoli affratellati. Pavelic celebra a Zagabria la resurrezione del regno di Croazia. Le formazioni di Ustasci e il popolo di Zagabria si assemblano in piazza San Marco per udire la voce del capo della nuova Croazia. Il Poglavnik sale sul podio e pronuncia lo storico discorso nel quale delinea la forma costituzionale della Croazia sulla quale regnerà un principe sabaudo. Ecco, questo è un dettaglio che spesso non si ricorda. Cioè, sostanzialmente, diciamo che nell'evoluzione della conquista dei Balcani avviene questa separazione della Croazia da una parte e della Serbia dall'altra. Quindi, professor Zanoni, ci vuole introdurre chi è la figura di Ante Pavelic e che funzione ha secondo Mussolini, poi cambierà figura perché diventerà alleato dei tedeschi. Ante Pavelic ovviamente aveva la funzione di essere praticamente il, tra virgolette, Mussolini della Croazia, con un re, in questo caso il principe. Ma prima di arrivare lì, qual è il suo percorso, diciamo, politico e organizzativo di Ante Pavelic? Di Ante Pavelic. E non ho conoscenze sufficienti per saper delineare questa cosa qua. Ma non c'è problema. Allora, professor Zanella, su Ante Pavelic abbiamo una retroscena di come arriva al potere e come si crea un'amicizia, un legame, e dove cresce Ante Pavelic prima di arrivare poi a creare la Croazia e quindi prendere i pieni poteri. Diciamo che Ante Pavelic è politicamente impegnato a costituire uno Stato croato indipendente, soprattutto sotto il patronato dell'Italia, perché questi rapporti con Mussolini erano abbastanza stretti. Era venuto molte volte a Bologna, lui con la sua famiglia, i suoi figli, poteva disporre di molte case anche in Italia, quindi veniva spesso, diciamo, anche per relazioni, anche di vacanza. Ma l'obiettivo di Pavelic, almeno ideologicamente nelle prime parti, negli anni 40, quando sono ancora sulle ali di una probabile pseudo vittoria della guerra,
era quello di costituire questo Stato federale, indipendente, ma sotto, diciamo, il patronato dell'Italia. Ma poi le cose precipitano, poi diventano di tutt'altra natura, il conflitto degenera, ma altri, diciamo, come così, fa, come retroscena... Fanno, come fa a, diciamo, a distruggere il governo jugoslavo di prima, che c'era, per cui ha un processo, e come organizza poi gli Ustascia e dove li organizza prima di... perché in quel momento c'era il re jugoslavo, no? Sì. E quindi non poteva, lui era un rivoluzionario finanziato dal fascismo e quindi doveva organizzarsi in ben altro posto piuttosto che in Jugoslavia, non avrebbe avuto fortuna. Quindi deve venire in Italia, prego professore. Sì, no, lo scopo di Pavelic è proprio quello di fare terra bruciata delle componenti etniche che ci sono in Croazia, e quindi la guerra contro i serbi diventa una delle mattanze che lui porta avanti finché potrà avere l'appoggio dei tedeschi e anche dell'Italia. Quindi si parla anche del genocidio dei serbi per un periodo molto forte della Seconda Guerra Mondiale. Chiaramente spalleggiato con l'amicizia che poteva godere con Mussolini e Hitler, lui si proponeva come appunto il conduttore di questo neo nuovo nazionalismo croato che doveva puntare anche ad espandersi. Certo, bene. Professor Varutti, un contributo su Ante Pavelic ed eventualmente l'attentato che ha fatto in Francia quando sbarca il re di Jugoslavia. Sì, Pavelic è proprio una figura che viene allevata dal fascismo italiano. I campi scuola degli Ustascia, della sua formazione militarizzata, vengono organizzati fin dagli anni 30 in Italia. Certo. Questo si legge in vari testi, ecco. E poi organizza il famoso attentato contro il monarca, contro l'autorità, ecco, jugoslava, in funzione antiserba, come accennava il professore poco fa. Certo. Evidenziare, per affermare una prevalenza croata. Ecco, questo è il discorso da farsi. Bisogna dire che la Serbia è occupata nel 1941 dai tedeschi, dai nazisti, e viene tecnicamente annessa al Terzo Reich. Invece la Croazia è questo Stato indipendente con un re che dovrebbe essere un Savoia, che invece non prende mai possesso di questo territorio, e si trova quindi questo dittatore Pavelic che continua a organizzare campi di concentramento per detenere serbi, va bene, etnia serba, e poi si arriva allo scontro anche con le truppe italiane, perché c'è questa compresenza in tutta la Jugoslavia, la parte croata della Jugoslavia, si arriva a uno scontro indiretto, uno scontro che viene solo segnato nei rapporti degli ufficiali. Le truppe italiane controllano i ponti, hanno delle casematte fino in Bosnia, ci sono tre zone di occupazione, insomma, no? E ci sono anche truppe Ustascia,
i partigiani fanno gli attentati, fanno i primi sabotaggi contro le truppe italiane e ammazzano anche qualche militare croato, Ustascia. La cosa si complica perché gli Ustascia accusano gli italiani di essere lì come occupatori, invece quelle sono terre del Pavelic e del comandante della Croazia. Ecco, ci sono rapporti della cavalleria di Alessandria, che era a distanza Palmanova, provincia di Udine, su questo fatto, su questi fatti, su questi incidenti continui tra, si era alleati tecnicamente, incidenti continui tra queste figure. Ecco, bisogna dire che questo incide anche nei rapporti che si creeranno in seguito, perché questi fatti rappresentano proprio una cesura, un netto distacco nei rapporti tra le persone in Jugoslavia o nei Balcani, dove teniamo presente fino a metà dell'Ottocento le cose funzionavano, le famiglie erano mescolate, e è solo dalla fine dell'Ottocento che incominciano ad accendersi dei malumori. Ecco, quando certo. Viene tolta la lingua italiana in Dalmazia, per esempio, da una norma di Francesco Giuseppe, e quando viene obbligato, in funzione anti-italiana, Cecco Beppe aveva paura di Garibaldi. C'era la paura nella polizia segreta austriaca, austro-ungarica, di uno sbarco di garibaldini a Zara, a Sebenico, a Fiume, a Trieste. C'era questa paura. E quindi si mescolano queste cose ottocentesche, novecentesche, e nei Balcani del Novecento il guazzabuglio diventa veramente estenuante. Certamente Garibaldi aveva dimostrato certamente di essere contro l'Austria, perché i Borboni, il Ferdinando aveva come moglie una principessa austriaca, Francesco II aveva come moglie Maria Sofia, che era la sorella di Sissi, l'imperatrice, quindi c'era un legame molto forte, e il fatto che Garibaldi avesse ribaltato un regno così solido come era quello dei Borboni ovviamente faceva paura anche all'Austria, perché questo qui era incontrollabile, non c'è dubbio. Ma Pavelic fa l'attentato allo sbarco del regnante jugoslavo e viene condannato e quindi deve essere arrestato, si rifugia in Italia, e in Italia naturalmente Mussolini non dà l'espatrio per la condanna che ha avuto in Francia, e quindi uccide anche il ministro degli esteri francese, peraltro, quindi rimane. E lì, qui raccoglie i suoi adepti che si chiamano Ustascia. E dove li alleva? Li alleva proprio in aree dedicate allo scopo dal fascismo, ma soprattutto dove sono ospitati? Nei conventi francescani. E questo vedremo poi cosa succederà. Ecco, questo Pavelic, che già nel 1941 ha dato segno di creare una strage, perché era una, diciamo, in percentuale abitanti della Croazia rispetto a quello che ha fatto Hitler, erano percentualmente maggiori. Parliamo da 600.000 a 800.000 persone che sono state sacrificate. Allora passiamo al prossimo contributo, Pavelic e il Vaticano, così vediamo un attimo chi è questo personaggio e da chi viene appoggiato, perché quello che normalmente si dice, questo è un grande capo, però per diventare grande capo ci vuole anche qualcuno che ti sostenga politicamente, ma soprattutto finanziariamente, altrimenti non vai da nessuna parte. Prego, con il contributo numero 6. La Croazia era una delle nazioni favorite dal Vaticano, una naturale barriera con le nazioni ortodosse. Il regime di Pavelic era chiaramente di ordinamento cattolico. Pavelic e la Chiesa Cattolica erano i reggenti del governo croato.
Padre Draganovic fu incaricato di organizzare la prima ondata di conversioni forzate. Padre Patronovic era responsabile dei campi di concentramento. L'arcivescovo Stepinac era membro del Parlamento Eustaci. Una delle prime azioni del governo Eustaci fu quella di rendere illegale la religione ortodossa, legalizzando deportazioni e omicidi in nome della religione cattolica. Gli squadroni della morte hanno addirittura crocefisso le vittime. Dopo 10 mesi di atrocità, il governo ha continuato a ricevere la benedizione dell'arcivescovo Stepinac. Stepinac prese parte alla benedizione dei volontari SS Eustaci con i loro simboli, la pistola, il coltello e la granata depositati sull'altare. I frati francescani presero parte alla campagna militare. I conventi francescani vennero usati come appoggio alle truppe di Pavelic. Il campo della morte di Jasanovac era comandato da un frate francescano. Nel 1941, subito dopo il suo insediamento, Pavelic incontrò in Vaticano il Papa Pio XII. Dossie Osborne, l'ambasciatore britannico nella Santa Sede, fu presente all'incontro e commentò così: «L'accoglienza di Papa XII a Pavelic è un'azione deplorevole e ha prodotto danni alla sua reputazione più di ogni altra azione dall'inizio della guerra». 1941. Ante Pavelic dà inizio allo sterminio dei cristiano ortodossi. Si instaura l'uso delle fosse comuni, chiamate anche foibe. Questo è il, diciamo, l'antefatto di quello che sarà poi l'epilogo della guerra, e quindi vorrei da voi un vostro contributo per capire chi è questo personaggio che crea questo disastro. Sicuramente il personaggio è inquietante adesso, anche alla luce di quello che ci è stato fatto vedere. Sicuramente gli appoggi sono anche altrettanto, così, perlomeno sospetti da quello che si è visto. Tornando un attimo indietro, bisognerebbe però anche capire come alla fine della Prima Guerra Mondiale, attraverso la pace di Versailles, attraverso quello che venne fatto, come dice qualche storico, in particolare per esempio Cardini lo scrive molto bene, c'è un libro che ha scritto, in realtà più che essere la pace della fine della Prima Guerra Mondiale si sono messi i presupposti per l'inizio della Seconda. La chiamiamo la guerra di 30 anni. Esatto. 1914-45. Esatto. Ecco. E per quanto riguarda i Balcani è sorto questo regno dei Serbi e dei Croati, di cui poi Pavelic è stato quello che ha materialmente fatto assassinare il Karađorđević, che era messo insieme su tutto quanto quello che era avanzato, i vari pezzettini. C'è qualcuno che l'ha definito addirittura un arlecchino messo lì per sbaglio, come le varie etnie, e che era un'entità astratta creata nel 1919 che è rimasta in piedi fino all'assassinio di Karađorđević. Poi ovviamente assassinato il re, chi avrebbe dovuto prenderne, se non ricordo male, l'eredità era minorenne, e certo, quindi c'è stato un reggente con tutta una serie di posizioni che venivano facilmente contestate dalle varie parti politiche. Mettiamoci anche la crisi del 29, mettiamoci la crisi economico-finanziaria che ha coinvolto un po' tutti. È come avere una pentola in perenne ebollizione con varie etnie che non potevano andare d'accordo tra di loro, vuoi per le etnie, vuoi per le religioni. Certo. Cioè, guardando col senno di poi la guerra del 1992 che ha portato alla definitiva dissoluzione dello Stato jugoslavo,
si vede già lì che c'erano ovviamente tutti quanti i nuclei che poi avrebbero portato ai massacri di Srebrenica, di Sarajevo, e che ancora non sono tutt'oggi completamente composti, perché le nostre forze armate internazionali che fanno la KFOR sono ancora lì per cercare di tenere un po' di distanza tra alcune di queste popolazioni che di loro non sanno dimenticare quelli che si sono fatti. Solamente da un punto di vista numerico, credo che si siano documentati i morti jugoslavi della Seconda Guerra Mondiale in circa 1.450.000 vittime, di cui però si dice che almeno 950.000 si siano ammazzati fra di loro. Certo. E solamente la parte che va a comporre il totale sono quelli che poi invece hanno avuto scontri poi con gli italiani, ma molto di più con i tedeschi, con le famose battaglie, quelle della Neretva, tutto quanto il resto. Quindi stupisce anche il fatto che a guerra conclusa poi questo signore se ne sia andato indisturbato, se non ricordo male, in Spagna, e lì sia morto in Austria. Prima in Austria, credo prima, lui. Prima in Austria, sì. Sì, prego. Prima in Austria, professore. Poi scappa anche in Argentina. Uh-huh. Prima in Austria, poi. Poi scappa anche in Argentina. Ma in poi Austria da lì dove? Si sente braccato. In Austria poi da lì viene... si sente braccato, torna di nuovo in Spagna, ma in Spagna viene preso, diciamo, da un sicario, si pare di origine serbo, nel 57 viene preso, diciamo, colpito da due colpi di pistola e morirà due anni dopo, nel 59. Sì, vogliamo dire un'altra curiosità su Pavelić, oltre avere visto come fosse appoggiato dall'intransigentismo cattolico, perché lui si era appoggiato a questa componente dell'area cattolica, che allora la Chiesa si concepiva ancora come come missionaria, quindi i serbi erano ancora da portare al cattolicesimo. Un primato di Ante Pavelić è quello di essere passato alla storia per aver creato i campi di concentramento per soli bambini. Sì, ma non solo, quando lui scappa, e scappa con 32 casse di oro, ma non erano certamente piccole, viene arrestato in Austria dagli inglesi e viene trattenuto, poi stranamente viene lasciato libero, evidentemente l'oro serve a qualcosa, e si rifugia in un convento. Dall'Austria poi passerà quella che si chiamerà anche poi per tutti gli altri, diciamo, criminali nazisti, la via dei conventi o la via dei ratti, e arriverà fino in Vaticano. In Vaticano, in una delle, diciamo, delle sedi, non certamente il Vaticano come Stato, ma una delle sedi separate, viene ospitato per diverso tempo. Gli alleati chiedono conto se per caso non avessero presso di loro Pavelić, ma naturalmente viene negata la presenza. Poi viene portato a Genova, caricato su una nave. Queste navi venivano gestite da una certa Evita e da un altro che era capo della P2, poi successivamente diventa capo della P2, e un altro che si chiamava Giulio, che era il figlio del Papa. E questo viaggio va fino in Argentina. In Argentina lui ricostituisce gli Ustascia, solo che gli Ustascia non vogliono più stare sotto di lui perché ha un passato un po' terribile, quindi sono poco credibili. E da qui il famoso attentato, lui scapperà perché nel frattempo è saltato Evita Perón, il presidente argentino, viene con un colpo di Stato, viene allontanato. Naturalmente lui si sente in pericolo e chiede di essere rifugiato in Spagna, e lì c'è Francisco Franco che gli trova una bella villa per essere ospitato, e naturalmente in fin di vita chiede al Papa l'assoluzione ad divinis. Il Papa dell'epoca è Giovanni XXIII, il quale le manda l'assoluzione ad divinis, quindi tutti i crimini che ha fatto precedentemente sono stati
assolti e sicuramente si troverà in paradiso. Però non finisce qui naturalmente. Adesso entriamo invece, tutte queste sono le premesse di un odio che si è creato razziale, di un odio religioso, di un odio etnico, di possesso del territorio, perché Tito vuole Trieste. Tito vuole Trieste e ci mette di tutto. Sarà Stalin che gli ordina di fare un passo indietro, nonostante poi Stalin tenterà di fargli il colpo di Stato nel 48. Allora, questa situazione, naturalmente, quando arriva nella zona italiana, naturalmente quelli sacrificati sono gli italiani, perché sono considerati, gli italiani sono comunque tutti fascisti. Questo è il detto e l'ordine che viene da Tito. E quindi passiamo al contributo numero uno e parliamo di foibe. Poi invece parliamo di altri eventi che non sono foibe, ma sono altrettanto gravi. Prego. No, l'uno l'abbiamo già mandato. Il due. Il numero due. Ottobre 1949. Alla Camera il deputato goriziano, onorevole Baresi, dichiara: il maggio 1945 portò la morte nella Venezia Giulia. Solo a Trieste, a Pola e a Gorizia, nei 45 giorni di occupazione titina, circa 5.000 persone furono prelevate. Nelle terre rimaste sotto il dominio slavo, non si conosce purtroppo il numero delle vittime. Nulla fu fatto dopo quella grave denuncia. Nessun giudice giudicò. I libri di storia, i giornali, la televisione, i cinema, i politici, i giudici e gli uomini più rappresentativi del mondo accademico e della cultura italiana in genere hanno volutamente ignorato, con uno strano meccanismo di rimozione psicologica, la tragedia delle foibe. Le foibe, voragini disseminate in tutta la Venezia Giulia e nell'Istria, furono usate dai partigiani di Tito dal 1943 in poi quali enormi fosse comuni per eliminare migliaia di persone colpevoli solo di essere italiani. L'infoibamento era l'ultima fase della tortura. Le salme avevano i polsi legati con filo di ferro stretto con le pinze fino a spezzare il polso. Molti cadaveri furono esumati in coppia, legati con filo di ferro agli avambracci. E solo uno dei due presentava colpi di arma da fuoco. L'altro precipitava vivo. Con calci e bastonate venivano portati sull'orlo della foiba, pregavano, erano terrorizzati da quell'orribile tomba. La ferocia di questi atti criminali non ha avuto limiti. Ricordiamo il martirio di Norma Cossetto, studentessa ventenne. Fu portata nella scuola di Antignana, dove ebbe un vero martirio. Fissata ad un tavolo con delle corde, venne violentata da 17 aguzzini. La seviziarono barbaramente, pugnalandole le mammelle e conficcandole un legno nella vagina. La gettarono nuda e sanguinante nella foiba, sulla catasta di altri cadaveri. 1943. Inizia la pulizia etnica operata dai partigiani di Josif Broz Tito. Migliaia di italiani vengono torturati e gettati nelle foibe. Thank you.
rimanga alla memoria, perché questo non possa mai più succedere. Abbiamo con noi un parente di un personaggio molto importante, che è testimonio appunto di questa epoca e di questi eventi che sono terribili. Mauro Smanić. Ci può... Sì, grazie intanto dell'opportunità che mi date di poter parlare di questa cosa che è la storia che accomuna migliaia di istriani, ma non solo, anche dalmati, che magari con modalità diverse ma hanno subito questa repressione da parte dei comunisti titini. Mio padre è nato a Laurana nel 1921, è un paesino della riviera di Burnica sotto fiume. Aveva una piccola attività con la famiglia, una piccola macelleria, e già però lui nel 1944 abbandonò Laurana per volere della mamma. La mamma volle, capendo i periodi che cominciavano ad essere veramente molto, molto difficili, arrivavano già le prime voci, le prime storie di infoibamenti, di sparizioni più che altro. E temendo per il ragazzo più giovane, il maschio di famiglia più giovane, fece andare mio padre in Austria con le prime carovane di albergatori austriaci che abbandonavano gli alberghi e le ville di Abbazia, di tutta la riviera di Burnica. Famosa per essere anche una zona di villeggiatura, no? Per questi sotto l'Austria e poi in seguito anche chiaramente sotto l'Italia, sotto... Ok. Abbandonò quindi Laurana nel settembre del 1944, salutò la famiglia, salutò soprattutto Manfredi, non sapendo che era l'ultima volta che lo vedeva. Manfredi rimase chiaramente perché la mamma era vedova, la nonna Rosa, e quindi era il più grande, aveva 30 anni ed era rimasto per continuare l'attività, quel poco che si riusciva a fare in questi periodi della macelleria, ma soprattutto per proteggere le sorelle. Papà aveva 4 sorelle, 3 erano rimaste a Laurana, una aveva riparato già a Pola con il marito. E quindi rimase, anche pur avendolo avvisato diverse volte che era in pericolo di vita, perché queste notizie poi giravano e circolavano. Le sortite di partigiani cominciavano a essere sempre più frequenti, mamma Freddy rimase, dicendo, come molti italiani, io non ho mai fatto male a nessuno, politica non l'ho mai fatta, cosa mi potrebbe succedere? E invece una sera toccò a lui. Il modus operandi poi di questa gente era sempre lo stesso, scendevano in paese di notte chiaramente, mio padre scrive in un libro che nascondevano così la faccia di assassini che avevano, e quindi di notte in paese entravano e con il calcio del fucile battevano sui portoni dei prescelti. Una sera toccò a Manfredi e lo portarono via. E di lì quelle poche cose che sono riuscito a ricostruire sono quelle che papà ha raccontato scrivendo appunto un libro di memorie, e dove dedica in verità molto poco alla vita e alla storia di Manfredi. Questa è una cosa che si riscontra molto spesso nei fiumani, negli istriani e nei dalmati. Da esuli si chiusero in un silenzio quasi totale, era molto doloroso ricordare, era molto doloroso parlare di queste cose. L'Italia non li accettò in maniera molto, diciamo, benevola. Il clima del dopoguerra era sicuramente duro per tutti, ma poi una certa fazione politica chiaramente dipinse questi esuli come predoni. È famoso quello che disse poi anche Togliatti, no, su queste cose.
che addirittura invitava la popolazione italiana a non dare assistenza, a non dare asilo a questa gente. Quindi per molti esuli fu veramente molto dura, perché furono poi smembrati e mandati in, mi pare fossero 109 i campi, no? Dove sparsi un po' tutta Italia, col chiaro intento di minare quasi un'identità, no? Di un popolo, di minarne proprio i grandi sentimenti poi di italianità che questo popolo aveva dimostrato. E, torno alla storia di Manfredi. Di Manfredi non si seppe più nulla per qualche giorno, poi scrive mio padre che ricomparve in una soffitta di una grande casa di Laurana, che era poi adibita a prigione, che col tempo si venne chiamata in quei tempi là, era nota come, tristemente nota con il nome di la Villa della Morte. Qui venivano gli interrogatori, venivano poi prese le inevitabili decisioni per questi italiani. Papà poi su questo scrive poco altro. So per alcuni particolari che mi raccontò la zia, dopo la zia ebbe una vita anche molto lunga, morì quasi a 104 anni. Mi raccontò alcuni particolari, ma soprattutto mi raccontò gli ultimi istanti della sua vita un nipote di un esule. Ed è anche questa una storia, come si intrecciano poi queste vite, no? di esuli. E, una sera di 2 anni fa ero sul divano e avevo sinceramente appena cominciato la mia attività di memoria, cercando poi di condividere questa storia di Manfredi e chiaramente conoscere più che potevo di altre storie di esuli. E soprattutto anche di tantissimi amici che avevo conosciuto nella vita con papà, no? E, la sera stavo postando questa storia di Manfredi su un social e mi scrisse su Messenger un nipote di esule. Lei provate a immaginare cosa per me fu veramente una cosa sconvolgente, perché mi arrivò questo messaggio. Questo lo voglio citare, Giulio Benvenuti, carissimo amico, chiaramente diventato poi per me, che ho conosciuto di persona, vive a Genova, e il nonno di Giulio aveva condiviso le ultime ore di vita di Manfredi in questa prigione. Mi raccontò che erano in tre, Manfredi, questa persona, quel nonno di Giulio appunto, e un piccolo artigiano di Abbazia. L'artigiano di Amazia mi raccontò che, su testimonianza del nonno, gli raccontò che lo ammazzarono lì a calci e pugni durante gli interrogatori. Il nonno di Giulio, diciamo, arrivò a questa testimonianza perché si salvò per una situazione estremamente fortuita, aveva prestato qualche settimana prima, ma questo lo faceva già da diverso tempo, mi raccontava Giulio, degli aiuti alla popolazione locale, tra cui conosceva una ragazza che era rimasta vedova, il marito era stato ammazzato in una diatriba con dei militari tedeschi, e lui, essendo nell'amministrazione cittadina di Moschiena, un altro paesino sempre di vicino, riusciva a far arrivare a questa donna, che era rimasta vedova con 2 figli piccoli, riusciva a fargli arrivare dei pasti, dei buoni pasto, dei beni di prima necessità. Questa donna era una delle partigiane, le famose drugarizze, era il soprannome a cui venivano date, no? I partigiani titini, drughi e drugarizze, che si trovò in quella situazione, in quella casa. E quindi diede la possibilità a quest'uomo di fuggire, gli diede un permesso. Chiaramente quel permesso doveva essere a tempo, ma bastò chiaramente per tirar su 2 cose, la famiglia e il nonno di Giulio, dopo un viaggio veramente allucinante, riuscì a raggiungere Trieste, da lì poi raccontare questa testimonianza. Certo. Manfredi non fu così fortunato, chiaramente dopo un interrogatorio veramente pesante, gli toccò la foiba. E da qui un'ultima testimonianza che ho, me la diede mia zia, questa non lo sa neanche mio padre, perché mio padre non era in vita,
quando mi raccontò questa cosa, che ad accompagnare mio zio nell'ultimo cammino verso la foiba c'era anche un parente, un cugino. E durante, qui probabilmente qualcuno vide questa cosa e raccontò, Manfredi implorava questo partigiano, questo cugino, di lasciarlo andare, gli diceva in dialetto coste goffato, lasciami andare, questo lo colpiva col calcio del fucile. Questo me lo ricordo benissimo perché, ecco, era una persona che conoscevo anch'io. Per questo dico che mio padre non lo sapeva, perché lo trovavamo quando andavamo a Laurana. Io fin da giovane, siccome condividevo con papà, oltre che la passione dell'Istria che mi aveva trasmesso, del mare e di tutto quello che era, ecco, la vita in questo paese, condividevo la passione della pesca, quindi quando potevo andavamo sempre. E fin gli ultimi istanti di vita, perlomeno fin quando papà poteva muoversi, io lo accompagnavo sempre, lo portavo giù, anche in cimitero. E a proposito del cimitero, papà ebbe anche l'occasione di sapere dove Manfredi fu infoibato. Fui avvicinato io da una signora che mi disse che se volevo sapere, c'era una persona moschiena che sapeva dove Manfredi era stato infoibato. Io anche lì fui preso da grande emozione, da grande commozione, e corsi subito da papà. E disse: papà, magari avvicinare la tonza, che era una signora del posto. E disse a mio padre cosa mi aveva riferito, e mio padre mi guardò e mi disse: lascilo stare dove casè, che riposi in pace. E mio padre non ha voluto sapere dove è stato infoibato. Troppo dolore probabilmente ricordare, troppo dolore tornare indietro per lui su questa cosa, che rimase credo un grandissimo dolore, perché non ebbe più l'opportunità di rivedere Manfredi. E quindi non accettò questa cosa. Io forse ero anche troppo giovane, rispettai la sua volontà e non ne parlai più con nessuno, certo, la cosa finirà. Anche se le dico sinceramente, non lo so, io non me la sono messa via. Io adesso purtroppo sono 2 anni che manco dalle visite a Laurana in Istria, perché ho mantenuto questa abitudine anche dopo che mio padre ci ha lasciati, ma ogni volta che posso, anche da solo, anche in inverno, qualche gita la faccio sempre. Ho bisogno proprio di respirare quell'aria laurana, se non è Laurana è Cherso, dove ho la nonna che è originaria di quell'isola meravigliosa. Certo. E quindi, ma c'è anche una foiba in Italia? Sì, ho sentito. A Cansiglio. Sì. C'è il Bus della Lum, dove ci sono stati diversi infoibati, centinaia di persone, sì. E quando hanno tentato di tirarle fuori è stato mandato l'esercito, hanno rimesso tutto dove era prima e hanno chiuso. A quello che mi hanno detto è stata fatta una colata di cemento. Sì, ho letto qualcosa di questo. Sì, sì. Certo. Sì, ma come del resto tantissime foibe, anche tante foibe comunque anche nei territori croati, sloveni, attuali, molte foibe sono... Sarebbero difficilmente raggiungibili comunque, no? Certo, perché c'era anche l'abitudine di far crollare la volta della foiba. Certo, avevamo un telespettatore che voleva intervenire e non so se l'abbiamo ancora in linea, se ha avuto, perché da un po' che aspettava. Sì, pronto? Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Intanto, un saluto agli ospiti e a tutti gli spettatori. Io adesso per caso girando, seguo delle volte la vostra trasmissione, il vostro programma, per caso sono arrivato al vostro programma ed è sempre interessante parlarne. E giusto, però voglio mettere un attimo i puntini sulle i, nel senso che mi dispiace sentire queste storie tristi come del signore che ha parlato 2 minuti fa, però ecco, se non l'avete già fatto è giusto anche fare una verità storica. Nel senso che non voglio che tante volte venga dimenticato quello che c'è stato per 20 anni. Cioè, l'Italia fascista, in buone poche parole, ha occupato, in modi che sappiamo, la Slovenia fino a Lubiana, con violenze, stupri, case incendiate, deportazioni, eccetera, eccetera. Quindi purtroppo c'è sempre uno che inizia e l'altro ovviamente per il fallo di reazione, come il calcio. Certo. Consideriamo che io abito a Treviso, qua a Treviso c'è un campo di concentramento dei sloveni croati,
come si trova un campo di sterminio terra a Gonart, e poi uno può andare in Slovenia. Io conosco molto bene la Slovenia per una serie di faccende. Posso assicurare che in qualsiasi comune sloveno c'è la stele che ricorda i caduti, ogni comune ha avuto vittime nazi fasciste. Quindi purtroppo diciamo sì, nessuno vuole giustificare Tito, che sappiamo che era un dittatore, però sicuramente se l'Italia non andava a fare quello che ha combinato per 20 anni da quelle parti, purtroppo no, non ci sarebbero state le foibe. Purtroppo c'è sempre uno che inizia e purtroppo ne ha pagato le conseguenze anche gente che magari non ne c'entrava niente, però il fascismo ha fatto ben danni là per 20 anni, ecco. Grazie. Molto molto gravi. Grazie, grazie del suo intervento. Avevamo anche un messaggio di un telespettatore, di una telespettatrice che avevamo visto prima, che volevo proporvi, eccolo qui. Qui invece dice: abito a Mestre e vicino a me c'è la via Tito. E questo chissà in quante altre città. Non lo sopporto, non si potrebbe cambiare il nome? Ecco, certamente questo sta naturalmente nella sensibilità dei politici, perché i politici decidono i nomi. Bisognerebbe riuscire a fare una bella radiografia di questo personaggio che nella politica è un voltagabbana e passerà da una parte all'altra per suo tornaconto e per tornaconto di uno Stato. Peraltro lui è croato, Tito, non è serbo, però lui si serve dei serbi per mettergli contro gli altri, perché chiaramente i croati in quel momento non l'avrebbero mai seguito, ma vale anche dopo. Quando lui muore, il disastro che succede in Jugoslavia, cioè praticamente quello che è successo, è proprio perché il potere l'avevano i serbi, e i serbi tendono a mantenere la situazione di una Jugoslavia unita che non è mai stata unita, e di conseguenza succede tutto quello che è stato detto, e alla fine ciascuna etnia ha cercato di fare un proprio territorio, pur nella, diciamo, condivisione delle risorse, ma comunque sempre meglio che tenere uniti persone che hanno lingue diverse, tradizioni diverse, religioni diverse, e quindi è molto più difficile da tenerle unite. Se vogliamo in Io conclusione, prego. Mi scusi se intervengo, ma siccome l'argomento che ha tirato fuori il telespettatore spesso ricorre tra le varie discussioni e le cose, io non credo che sia giusto parlare in questi termini qua. Penso che di quello che abbiano fatto i fascisti e i nazisti se ne sia parlato tanto, e giustamente, ma non credo che sia corretto nei confronti dei 10-12 mila, alcune fonti parlano più di 15 mila morti tra istriani, fiumani, dalmati, infoibati, annegati in Dalmazia, e chi più che altro ne metta, non sia corretto usare questo termine di causa-effetto. Non si può andare a giustificare o comunque a ridurre quello che fu poi un conflitto molto complesso e molto ampio, perché vediamo poi cosa è successo nelle foibe, lo vediamo quello che si sta scoprendo anche in Slovenia, no? Con queste foibe, ecco, e ridurre questa cosa solamente a questi che avevano subito e che si sono vendicati sugli italiani di Istria, questo non è corretto, non è neanche giusto, perché poi questo scatenò 350.000 esuli che si mossero in direzione Italia, ma si mossero nelle Americhe, si mossero in Australia, quindi il problema è sicuramente molto molto più complesso. Qui Tito aveva chiaro il suo progetto della grande Jugoslavia, qui c'era un progetto espansionistico ben noto, ben chiaro e dichiarato, e lo sappiamo perché questo fu detto. Gli italiani di Istria erano in più, dovevano in qualsiasi maniera andare fuori dall'Istria, e quella maniera fu le foibe, perché si è detto per un infoibato 100 italiani andranno via,
e la violenza furono inaudite, inaudite. Certo. Io non voglio assolutamente diminuire quello che ha fatto il fascismo nei territori italiani, ci mancherebbe altro, ma questo fu un altro problema e fu un problema molto più grosso di quello che è quello che cercano di farci capire o di spiegarci delle volte questi piccoli conflitti regionali tra contadini che si incazzano, si arrabbiano perché hai fatto del male alla mia famiglia prima, eccetera. Cioè, ma stiamo scherzando, signori? Questo è inaccettabile. Chiarissimo. Domando scusa, ma è inaccettabile. Allora, no. Facciamo, abbiamo ancora due contributi. Il primo contributo riguarda un'altra strage, perché si facevano strage anche di altro tipo. La strage di Vergarolla, se passiamo al contributo numero 3 e poi chiuderemo con la canzone sui profughi. Non mi scrivi da più di un anno. Non so se sei in fondo a quelle maledette foibe o se invece sei scappato da me. Hai più paura della guerra o di sposarmi? Tutte queste domeniche da sola a scivolare tra la pineta e il mare. E poi? Dovrò scappare e lasciare tutto. Dovrò restare qui e avere paura della mia stessa ombra. Su quella spiaggia sono in centinaia, tutti italiani. Quanti ne resteranno a Pola? I bombardamenti, ma la guerra è finita! In città ci sono gli inglesi! Quando rialzo gli occhi, rimango pietrificato. Nessuno sa che è una delle più gravi stragi mai accadute contro italiani in tempo di pace. Il giorno dopo i giornali titolarono «Sventura a Pola», come fosse caduto un fulmine. Poi sotto scritto in piccolo «Forse è stato un attentato». Io ero a Pola, la città dove sono nata, ed ero in una colonia estiva. In questa colonia, alle 2 del pomeriggio, erano esattamente le 2:10, ci obbligavano a fare il riposino dopo aver mangiato. E a un certo punto ho sentito tremare la terra. Niente, istintivamente ho alzato gli occhi e ho visto un'enorme colonna di fumo, buio, ma buio proprio perché anche il sole per un attimo è scomparso, coperto da questa colonna. Che scoppiò l'inferno, noi eravamo a circa 4-5 km di distanza, ma tutti i vetri del nostro appartamento andarono in pezzi. È riapparso mio padre, nero, sporco di sangue e di fuliggine nera, urlava come un matto. Urlava, gridava, ho trovato solo la onda, ricordo ancora questa frase, solo la onda che ho trovato. Appena l'ha trovata ha cercato di raccoglierla e dice il palmo della mano gli si è infilato fra l'osso e la carne che era ciondolone della gamba. E lì purtroppo è morta mia mamma, nella quale non hanno trovato mai niente, solo un dito con la vera. Però tutti quanti abbiamo perso, diciamo, le rispettive famiglie. Io ho perso in quella disgrazia la mamma, il papà, una zia e mia sorella. Ricordo con disgusto la scena che mi ha anche un po' ossessionato per molto tempo, è che io amavo quei coccai, li chiamavamo in sostanza, sono i gabbiani, no? Che dopo lo scoppio, siccome c'era carne umana dappertutto, straziati da questo scoppio, beccavano questi pezzi sanguinolenti, eccetera, che è un ricordo per un bambino di 6 anni, insomma, non è proprio il massimo. Dopo aver letto un libro di Jan Bernas, ci chiamavano fascisti, eravamo italiani. Si parlava della dimenticata strage di Vergarola. In particolare io racconto la vicenda del medico chirurgo Geppino Micheletti. Il dottor Micheletti è stato l'eroe. Ha lavorato per 26 ore chirurgicamente, operando in continuamente, ininterrottamente, pur sapendo che i suoi due bimbi
due figli Carlo e Renzo, erano a Vergarolla insieme ai suoi parenti, alla sua famiglia. In quel momento gli hanno comunicato, gli hanno detto che hanno trovato Carlo, morto. Lui è cascato in terra, le monache, le suore che facevano da infermiere sono corse e l'hanno tirate su. Si è rimesso a operare e ha continuato a operare fino al giorno dopo per 26 ore. Lui ha avuto una collaborazione da parte di un medico militare inglese, un chirurgo, con il quale hanno contato e hanno detto loro che dai resti umani i morti sono oltre 110, dai resti umani che hanno trovato. È talmente eroico che quando ci sono stati dopo un paio di giorni funerali generali, lui non ha potuto essere presente, perché stava operando ancora in sala operatoria, quindi non poteva lasciare l'ospedale. Gli alleati, subito dopo la strage, istituirono un'inchiesta di polizia. Successivamente, una settimana dopo, viene istituita anche una corte militare d'inchiesta con esperti militari provenienti da varie zone dell'Europa occupata. Di tutte queste indagini sono rimasti un certo numero di documenti. Questi documenti si trovano a Londra e a Washington. Da questi emerge che l'esplosione è stata provocata dalla detonazione di 15-20 bombe antisommergibile tedesche, 3 testate di siluro, alcune cariche di tritolo, 5 fumogeni, che poteva esplodere unicamente se attivate in maniera dolosa. Perché poi io nel corso delle ricerche, che sono durate parecchi anni, ho intervistato tanta gente, sono entrato in contatto con un giornalista croato del quotidiano di Pola Glasiste, il quale mi ha detto: guarda che c'è uno di quelli che hanno partecipato alla strage di Vergarola che prima di morire ha lasciato scritto che lui quello che ha fatto l'ha fatto su ordine dell'OSNA di Albona, e noi sapevamo che Albona c'era la centrale dell'OSNA che controllava tutta la zona di Pola, che allora era sotto amministrazione anglo-americana. Era quasi deciso che Pola diventare jugoslava, però molti dicevano: noi restiamo tutti qua, siamo italiani, Pola è italiana al 95%. Cosa ci faranno? Con lo scoppio di Vergarolla non ci sono stati più dubbi. Tutti sono voluti scappare via, venire via da Pola. Cosa che abbiamo fatto? La strage diventava appunto il punto di non ritorno psicologico per tutta la popolazione che aveva sperato o creduto o si era anche illusa magari di poter ricreare quello che era l'humus italiano e l'humus filo italiano all'interno di quei territori. E non ho potuto mai dimenticare, né il passato né ho mai tollerato la dimenticanza di questo grande scoppio che ha determinato poi anche il destino della città. Perché se è vero che tutti dicevano, e attraverso un censimento del Comitato Nazionale di Liberazione era emerso in modo chiaro che se Pola fosse stata ceduta alla Jugoslavia quasi tutti i cittadini sarebbero andati via, questa realtà si è realizzata dopo lo scoppio di Vergarola. La città è morta spiritualmente, la città è stata spiritualmente distrutta. Quindi non c'è dubbio che la strage di Vergarola sia stata una delle cause dell'esodo. Perché se è vero che nella fine di giugno 38.000 cittadini avevano aderito all'esodo, alla prima appello all'esodo, è anche vero che quell'appello era soltanto un plebiscito per dimostrare l'italianità della Venezia Giulia, e coloro che votarono, che firmarono la raccolta di firme per l'esodo lo fecero proprio per dimostrare questo fatto e per cercare di dare un'ultima speranza al proprio destino. Invece la fuga di popolazione dopo la strage di Vergarolla aumentò progressivamente, ma in verità è soltanto con il 10 febbraio del 47 che ci fu la grande evacuazione di Pola, e quindi sicuramente la strage è stato un momento importante nella vicenda dell'esodo. Ecco, questo è il contributo ma non fu solo quello. Ci furono altri attentati con decine di morti, quindi non era soltanto l'infoibamento dei civili. Ma vediamo che in questa guerra
i civili, che siano di un'etnia o dell'altra, sono i sacrificati. Prima vengono i serbi, poi vengono gli sloveni, poi vengono gli italiani, poi ci sono i croati e poi ognuno, ovviamente il vincitore, fa l'ultima strage, e questa è una cosa pessima. Passiamo un attimo in pubblicità e poi abbiamo l'ultimo contributo e concludiamo.